quando il B2B si è confermato un fattore, una gara a queste conferenze di non facile struttura che si è risolta grazie ad un ultimo quarto davvero importante della tua squadra. Ma qui non ci sono risultati scontati, non bisogna giocare con la classifica, bisogna giocare per come giocare. Poi quando giochi tre partite nell'arco di 8 giorni, se reduci un viaggio massacrante, devi sempre aspettarti che qualcosa non va. Per giunta loro venivano da un più 20 con Luca, che vince il 20 in questo campionato non è facile. Alla fine è venuta fuori una partita, diciamo, avvincente sotto il profilo del punteggio. Un pochino meno sulla qualità del gioco, però con grande tensione, con grande pathos. Poi vincere in queste condizioni penso che sia sempre importante. Vincere soprattutto nella giornata in cui hai uno dei tuoi elementi casi come mi ha fatto, che era proprio svuotato completamente di energie, un Mace che sicuramente anche lui l'abbiamo un po' trascurato, un po' lui non era il Mace di Agrigento, cioè aver perso due giocatori, aver giocato con due giocatori importanti nell'economia del gioco offensivo che non hanno prodotto quello che loro sanno fare. Mi lascia soddisfatto perché finalmente abbiamo trovato il 4 che andavamo cercando, cioè il giocatore che ti apre il campo, e se considerate che Simone ha giocato 11 minuti, però i primi 5 sono stati di approccio alla partita, gli ultimi 6 sono stati quelli che hanno spaccato la partita, questo vuol dire quanto a noi serve il giocatore, io ho sempre definito il secondo playmaker in campo, il numero 4, prima c'era Casadei, poi sono andati alla ricerca di questo giocatore e oggi Simone ha dato la dimostrazione di quello che era. Chiaro che parlando di Simone non si può non parlare anche del fatto che è uscito anzitempo nel suo momento migliore di questa esperienza a Ferrara, è uscito ancora con una sensazione così che possa essere un problema di non immediatissima risoluzione. Penso che questo ragazzo, noi, e qui spendo una parola, perché oggi ha dato una dimostrazione di quelle che sono le sue possibilità e potenzialità. Lui ci dà energia difensiva, perché le bombe sono quelle che rimangono nell'impressione generale, però poi i due recuperi difensivi che ha fatto sono altrettanto encomiabili sotto il profilo dell'economia del gioco, perché ci ha permesso di creare un breakdown. Io nella partita di Agrigento ho risposto perché lui ha fatto mezzo allenamento dall'infortunio di gennaio, mezzo allenamento, ma l'ho buttato dentro perché volevo dare un segnale a lui e volevo che lui si rendesse conto che noi abbiamo bisogno, e l'abbiamo esposto, e io l'ho esposto, non abbiamo, l'ho esposto sicuramente alla brutta figura, perché lui non era pronto. Lui è arrivato a dicembre, ha giocato 2 partite, tutte e 2 vinte, poi nella vacanza di Natale si è ammalato, è rientrato, ha fatto una settimana di allenamento, noi siamo andati a Roseto, si è fatto una injury, da allora lui non si era più allenato. Adesso chiamarci addosso ulteriori disgrazie, penso proprio che non ce lo meritiamo, però abbiamo benedetto. I campionati si vincono anche in questa maniera, giocando sulle sfide altrui. C'è qualche duro, si vede che gioca sulle nostre sfide. Senti, a proposito di individualità, credo che 2 parole, è già successo anche nelle ultime settimane, però anche dopo oggi, sia il caso di parlare ancora di Jennings, ancora più panchina di quella che di solito si concede all'americano. Lui viene da una partita di Agrigento dove è assoluto spessore. Poi lui deve capire che fare il giocatore professionista vuol dire avere mentalità, vuol dire avere attenzione particolare, vuol dire concentrazione, e lui questa sera mi sembra molto molto sbagliato. Noi abbiamo sempre detto di avere una squadra di 10 giocatori, abbiamo dimostrato di vincere anche senza un amicato, e questa è la forza del gruppo. Io con questo non dico che Milton è il male o il capo espiatorio della situazione, dico che lui viene da una partita buonissima come quella di Agrigento, oggi non era pronto per affrontare una
puoi accendere e spegnere.